Che cos'è il Keyforge Network? Quali sono state le sue attività a supporto del nostro gioco di mazzi unici al mondo nel corso dell'anno passato? E cosa ci offrirà in questo 2022? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Sul Crogiolo, nel corso degli scorsi cicli, è nata una realtà che ha visto diversi forgiatori entrarne a far parte. Alla pari di ogni gilda che si rispetti, il Keyforge Network ha ospitato giocatori provenienti dai quattro angoli del pianeta, organizzando eventi mastodontici che hanno divertito i partecipanti e fatto divertire gli spettatori. Attraverso un viaggio a ritroso nel tempo tra numeri, eventi e testimonianze di coloro che hanno concorso per raggiungere la vittoria finale e l'accesso al sapere supremo contenuto nella cripta dell'Arcade & Food di Roma, scopriamo assieme cosa è stato il 2021 per l'associazione ideata da Matteo Perisi, Daniele Frattarelli e Daniele Casali. Andiamo a dargli un'occhiata. Tutte le informazioni e i riferimenti ai canali contenuti in questo video potranno essere reperibili nei link riportati in descrizione. Iniziamo quindi partendo, come già anticipato, dagli eventi organizzati, che hanno visto la creazione di un vero e proprio campionato della massima serie chiamato ISOC, acronimo che sta per Italian Series of Keyforge. Ma di cosa si tratta e come si è svolto? Vediamolo assieme. Le ISOC sono state un percorso di tornei su scala nazionale che si sono svolte per un periodo di 12 mesi a partire da febbraio 2021 con cadenza bimestrale. Aspetta, Arconte, non ho capito bene. Ne stai parlando al plurale? Esattamente. Ogni 2 mesi si è svolto un mega torneo a classifica, proprio come il nostro campionato di Serie A, dove i partecipanti hanno accumulato dei punti. Alla fine di questi 6 appuntamenti annuali, tutte le classifiche sono state sommate generando un'unica classifica generale. Ok, tutto chiaro e molto interessante, ma dopo tutto questo forgiare e dopo aver ottenuto questa classifica generale, cosa è successo? Il primo ha vinto e tanti saluti? Assolutamente no, perché i signori del network per la realizzazione di questo evento hanno pensato davvero in grande. Non solo durante i 6 incontri hanno creato diversità, offrendo un formato diverso per ogni torneo, svolgendoli come segue nel rispettivo ordine di evento: Arconte Best of 3, Adaptive Best of 3, Tripletta Best of 3, Reversal Best of 3, Survival Best of 3 e Main Event con punti in classifica doppi e formato ad estrazione. Ma hanno organizzato anche un secondo atto, quello finale, che porta il nome di POI, acronimo di Player of the Year, svoltosi in formato Adaptive Best of 3, dove si sono qualificati solamente i primi 8 forgiatori della classifica generale, la cosiddetta testa di serie, che hanno poi partecipato a quest'ultimo capitolo partendo dai quarti di finale ad eliminazione diretta fino all'incoronazione del giocatore dell'anno 2021. Ma vediamo più nel dettaglio come ha avuto luogo. Alla fine dell'intero evento sono stati messi in palio ricchi premi che, a seconda del numero di partecipanti, hanno visto in modo direttamente proporzionale un maggior numero di articoli. E sia alla fine delle ISOC che dello stesso POI sono stati messi in palio dei trofei dedicati, con riportati gli acronimi del torneo di appartenenza conferiti ai vincitori della classifica generale e del titolo Giocatore dell'anno. Complimenti quindi ancora una volta agli 8 veterani della Forgia per aver compiuto un'impresa tanto ardua e per essersi spinti ogni oltre orizzonte conosciuto che occhio umano possa vedere. I nomi di Kyornest, Evandro24, Dammat96, Oli Stewie, Zepp90, David Papaianni, PM Canessa e Dori11
elencati in ordine di qualifica, dal primo all'ottavo, verranno impressi indelebilmente nelle sabbie del tempo, che conserveranno per sempre le loro incredibili gesta. Ora, dopo aver comunicato come si è svolto il tutto, è arrivato il momento di parlare di chi si è distinto per meriti, sia nella classifica ISOC che nel POI. Ed è per questo che, qui sul canale, anche grazie al supporto di Matteo Pirisi, che saluto, ho l'onore di avere ospiti Kiornest, primo della classifica generale ISOC e testa di serie numero 1 del POI, Dammat, top 2 del POI, e Zep90, vincitore del Player of the Year per l'anno 2021. Benvenuti! Volevo già da subito porvi in merito una piccola serie di domande, tre per l'esattezza. La prima è: in base a cosa avete deciso di giocare il mazzo o i mazzi che avete utilizzato durante l'intera durata dell'evento? Dunque, durante tutte le ISOC i mazzi che ho scelto di portare rispettavano sempre due parametri almeno, cioè il primo è che fosse un mazzo che mi piaceva giocare, divertente. Il secondo, forse più importante, è che fosse un mazzo che sapessi giocare bene, perché secondo me avere la padronanza completa del mazzo fa la differenza, cioè sapere come comportarsi rispetto alle varie tipologie di mazzi è una cosa secondo me fondamentale. Poi è chiaro che la terza variabile è la tipologia di torneo, ovviamente Arconte devi cercare di portare un mazzo il più forte possibile, per forte non intendo che abbia un sasso alto o cose del genere, ma che secondo me che abbia meno matchup sfavorevoli possibile, perché l'Arconte alla fine è un discorso di matchup quasi sempre. Per l'Adaptive invece preferisco portare mazzi equilibrati, quindi né troppo forti né troppo scarsi, che abbiano un buon livello di speed in modo tale che il mazzo sia abbastanza stabile e appunto quindi in generale che sia stabile, quindi che non abbia magari partenze troppo varie, troppo forti o troppo o poco o meno forti, insomma. E quindi diciamo questo è un po' quello su cui mi baso quando scelgo un mazzo. In realtà la mia decisione su quale mazzo giocare è stata abbastanza limitata, dato che non avevo qui comunque tutti quanti i miei mazzi di Keyforge, e in realtà ne avevo soltanto due, quelli che avevo utilizzato proprio per la partecipazione all'evento precedente delle ISOC. Quindi la mia scelta ricadeva semplicemente su due mazzi, cioè la mia possibilità di scelta. E ho scelto semplicemente quello che ritenevo più adatto per la modalità Adaptive, dato che l'altro era veramente proibitivo. E in realtà la scelta è ricaduta prevalentemente sul più divertente dei due, quindi quello che mi andava di più di giocare, semplicemente. Ho deciso di portare Second perché è un mazzo che comunque ho usato molto in Adaptive e molto in generale, comunque anche per partite for fun, lo conosco molto bene, ha diverse caratteristiche per me imprescindibili per un mazzo di Adaptive, quali appunto il basso numero di ambre, quindi appunto vanno pensate tante mosse, partite molto lunghe che possono comunque protrarsi a lungo nel tempo e che quindi possono favorire diversi errori da parte dell'avversario, e noi ovviamente dobbiamo conoscere molto bene il nostro mazzo e quindi sapere già dall'inizio, solo guardando i matchup, quali counter possiamo avere appunto per sconfiggere il nostro mazzo. Quindi ho portato Second per questo, per la bassa generazione di ambre, perché è un mazzo che conosco molto spesso, con cui ho fatto diverse partite, perché mi ha dato già tanti risultati in Adaptive, tra cui appunto le ISOC Adaptive dove sono arrivato finale e poi ho perso, quindi secondo, gli Shadow Worlds dove ho fatto top 4 col team giocando in Adaptive e altri tornei di cui sicuramente ora non ricordo. Comunque, niente, quindi questo è il motivo per cui ho scelto Second. Qual è stata la vostra personale esperienza di gioco? Dunque, la mia esperienza è stata super positiva. Ho partecipato a quasi tutti i tornei delle ISOC, a parte uno, e mi sono divertito a tutti, la community è fantastica, tornei organizzati benissimo, e soprattutto secondo me è molto positiva il fatto che il torneo sia spalmato su tanti giorni, perché bene o male tutti abbiamo famiglia, tutti abbiamo amici, lavoro, cose da fare, quindi poter spalmare un torneo su più giorni secondo me è una cosa davvero fantastica, e quindi partecipo sempre con piacere e mi diverto sempre.
La mia esperienza di gioco, in realtà, fin dal primo turno, il torneo è stato molto molto complicato. Nel senso, è vero che era soltanto una top 8, ma veramente ogni singolo turno era una finale. Cioè, il livello comunque dei giocatori che andavi a incontrare era alto, tutti quanti volevano vincere il torneo, tutti quanti erano molto preparati. E quindi è stato veramente un susseguirsi di finali in 2 giorni. Quindi tutte partite combattutissime, mi pare che nessuna della partita della top sia conclusa 2-0, quindi tutte partite super combattute, nessuna proprio dal risultato scontato, ecco. Quindi l'esperienza è super positiva perché difficilmente trovi appunto un torneo in cui è vero che sei in top, ma poter fare 3 partite del genere di fila è particolare, Per quanto riguarda la mia personale esperienza di gioco, è stato molto bello poter giocare in un torneo del genere, mettendosi alla prova con così tante persone di alto livello, in un formato che mi piace molto, e quindi è stato assolutamente super super appagante, super stimolante, questo torneo. Consigliate ai giocatori veterani o a chi sta muovendo i primi passi sul crogiolo di partecipare alle attività del network? Sì, consiglierei a tutti di partecipare perché ci si diverte. E molto spesso sento dire no, non partecipo perché non ho il mazzo giusto. Secondo me è bello partecipare a prescindere perché uno non si migliorerà mai se non affronti i giocatori più forti. Due, tutto serve per fare esperienza. Quindi anche soltanto capire te con il tuo mazzo preferito, che magari non sarà una bomba a mano, dove puoi arrivare a livello italiano, è già una bella cosa secondo me. E magari togliersi anche qualche sassolino sconfiggendo qualche giocatore blasonato potrebbe essere una bella soddisfazione. Sì, sicuramente, nel senso, anzi, secondo me quello va consigliato di giocare comunque le ISOC, soprattutto a chi sta muovendo adesso i primi passi nel mondo del crogiolo, perché l'unico modo per crescere e per crescere in fretta è quello comunque di confrontarsi con giocatori di più forti. È il modo migliore e più veloce soprattutto di crescere come giocatori per poi diventare veramente competitivi. Quindi sì, partecipare comunque a un torneo che ti permette di andare a vedere tutti quanti i formati più utilizzati comunque nel panorama competitivo di Keyforge e con un livello di competizione che è tutt'altro che basso, anzi, cioè, già definirlo medio sarebbe sbagliato, è sicuramente un ottimo modo per buttarsi nella mischia e ok, probabilmente nei primi tornei magari non si riesce appunto a competere per vincere, ma sono sicuro che già poi negli ultimi eventi dell'anno ci sarà si ha molte più possibilità se si è partecipato comunque anche agli altri tornei. Consiglio comunque a tutti i nuovi giocatori di Keyforge di iscriversi subito al Keyforge Network solo per il discorso di appunto poter mettersi in prova con tante realtà diverse, non solo appunto locali e regionali, e quindi di conoscere tante persone anche a livello proprio sociale, di amicizia, si sviluppano bei rapporti. In più si cresce tantissimo nel gioco, possono nascere team come abbiamo visto già. E niente, ci si mette tantissimo alla prova, quindi è assolutamente super super stimolante come cosa. Quindi sì, consiglio a tutti i giocatori nuovi e che comunque hanno voglia di giocare a Keyforge in generale di iscriversi al Keyforge Network. Ora una domanda solo per il vincitore. Zep, cosa si prova ad essere il Player of the Year? Cosa rappresenta questo per te come forgiatore? Beh, già partecipare al POI secondo me era un bel risultato, un gran bel risultato. Vincerlo è stato davvero una grossa soddisfazione, soprattutto per il calibro degli avversari che ho battuto. Quindi è stato, sì, davvero una gran bella soddisfazione e lo è stato ancora di più probabilmente perché, come era già successo alle prime ISOC Arconte, ero considerato un po' quello sfavorito, diciamo, uno dei meno favoriti perlomeno, perché c'erano altri nomi magari più conosciuti, più blasonati, eccetera. Però
quindi vincere da outsider è ancora più bello. Ti e vi ringrazio infinitamente di esservi messi a disposizione per la realizzazione di questo video. Ma come hanno fatto Zep, Dammat e Kyornest a partecipare a questi eventi? La risposta risiederà nelle quattro tipologie di abbonamenti messi a disposizione dal network per chiunque vorrà entrarne a far parte come sostenitore. Il Green Member permetterà di partecipare ad ogni evento del network e darà libero accesso alla rivista digitale al costo di 20 euro. Il Red Member, oltre a tutti i vantaggi del Green, permetterà di usufruire di uno sconto del 20% per partecipare ai vari eventi organizzati del network al costo di 30 euro. La Gold Member, oltre ai vantaggi principali del Red, permetterà di usufruire di uno sconto che dal 20 passerà al 50% per partecipare ai vari eventi organizzati dal network, con in più delle offerte mensili dedicate ai possessori di questa card al costo di 40 euro. E il Black Member, oltre ai vantaggi principali del Gold, avrà accesso gratuito ad ogni evento organizzato dal network e potrà usufruire di offerte mensili dedicate ai possessori di questa tessera al costo di 55 euro. Arrivati a questo punto, la domanda potrebbe essere: quanti pacchetti tra cui dover scegliere? Cosa mi converrebbe fare? La risposta, strettamente personale, sia chiaro, è quella di optare per l'abbonamento che, a livello di qualità-prezzo, sarà più vantaggioso. Per questo ho sottoscritto personalmente il Black, dato che, tenendo presente la sola partecipazione ai vari tornei, già il prezzo cumulativo di ogni iscrizione supererebbe senza troppo sforzo il costo dell'intero abbonamento, calcolando che poi, dopo la sottoscrizione, vi verranno recapitati a casa anche i vari omaggi che il network vi spedirà e che, al giorno, il tesseramento maggiore vi verrà a costare meno di un caffè, mi sento di consigliarvi questa opzione. Ma dovrete prendere da voi questa decisione. Come già detto ad inizio video, in descrizione troverete il sito dove potrete visionare da voi ogni singola tessera ed i vantaggi che offrirà. Vi basterà cliccare sulla voce Unisciti a noi, andare a piè pagina ed il gioco sarà fatto. Nell'anno passato ci sono stati 134 associati suddivisi come segue. Il 4% di loro era membro Green, il 2% Red, l'8% Gold e la bellezza dell'86% era Black. In quest'anno invece ci si aspetta un aumento degli associati provenienti anche oltralpe, con forgiatori che hanno risposto da Francia, Spagna, Portogallo e molte altre nazioni ancora, calcolando che il network non è solamente eventi dove si gioca. Sul loro sito, ad esempio, potrete trovare, come già accennato, la rivista online dedicata al nostro gioco di mazzi unici al mondo, con interviste esclusive e curiosità dal crogiolo, ed una sezione dove potrete interfacciarvi direttamente con Dammat per prendere lezioni sul come diventare dei veterani della forgia il più velocemente possibile, grazie ad uno dei giocatori più titolati del palcoscenico italiano. E molto altro ancora. Se vorrete saperne di più e scoprirne ogni aspetto, sul sito del Keyforge Network potrete avere tutte le risposte che cercherete attraverso le sezioni riportate in alto. Vi consiglio di esplorare per bene per trovare il prodotto o servizio che più si adatterà alle vostre esigenze. In più, se avrete domande, sul canale Telegram del network potrete chiedere informazioni riguardo i vostri dubbi per ricevere risposta direttamente dagli ideatori. Sicuramente è un progetto più che valido, a tal punto che la stessa Asmodee ha dato il suo appoggio alla causa, trasformando il network in un prodotto non più ufficioso, ma ufficiale a tutti gli effetti. Matteo e i due Daniele in merito volevano ringraziare in modo mirato Fabio Tiraboschi per aver creduto fin da subito al progetto, i vari team collaboratori che hanno partecipato agli eventi passati. Cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento troverete il blog del torneo di Roma,
e tutti gli associati che hanno reso possibile un progetto davvero unico nel suo genere. Se vorrete toccare con mano il vero potenziale di questa associazione, vi aspetto di persona all'Arcadian Food sabato 23 e domenica 24 aprile per vedere con i vostri occhi forgiatori provenienti da tutta Europa sfidarsi nell'intento di aprire la cripta che nasconde sapere e ricchezze immense. In più, ci sarà per chi vorrà muovere i primi passi sul crogiolo anche una zona dedicata dove poter imparare a creare la vostra prima chiave, che sono sicuro sarà la prima di una lunga serie. Non ho finito. Nella stessa giornata si svolgerà anche il torneo di Flesh and Blood, dove mi aggirerò tra i tavoli tra una pausa e l'altra per dare fastidio a Pietro, che altrimenti, come sempre, vincerebbe. Scherzi a parte, nel video dedicato che creerò appositamente per l'evento verranno inclusi anche diversi elementi del nuovo gioco della Legend Story Studios. Tutto ciò sarà organizzato dallo stesso network in collaborazione con la Zcard Trading. E voi entrerete a far parte di questa realtà? E se sì, quale abbonamento sottoscriverete? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video!